Buonasera, buonasera e benvenuti a questo decimo, mi pare, incontro di un ciclo cominciato ormai circa un anno e mezzo fa. Partimmo dal neoclassicismo e siamo arrivati al periodo che vedete indicato nel titolo. In realtà cominceremo un pochino prima, cronologicamente, e termineremo leggermente dopo, però il cuore della trattazione odierna è lo sviluppo delle arti visive negli anni 20 e 30 in Europa e non soltanto in Europa, cominciamo anche a uscire dal nostro continente. Ritorno all'ordine. Bando a tante ciance, partiamo. Vi mostro un'opera che con il ritorno all'ordine non c'entra nulla. È André de Rennes, uno dei grandi esponenti dell'espressionismo francese, i fauves, le belve, come erano stati chiamati. Il più famoso è Matisse, ma anche de Rennes, grandissimo esponente di questo movimento. Tripudio di colori, antinaturalismo, 1906. Ora vi mostro che cosa succede a de Rennes nel giro di pochi anni. 1911, l'ultima cena. Quindi i colori sbrigliati del 1906 nel giro di 5 anni cambiano con una voluta staticità, quasi con un ritorno al primordio. È stato definito anche il periodo gotico di André de Rennes, proprio anche per il carattere quasi ieratico di queste figure. Vediamo appunto una ultima cena. È comunque una fase di passaggio perché nel 1913 de Rennes con questo dipinto e con altro, questo è un bellissimo ritratto, il ritratto di Lucie Cranveiller, arriva a enucleare una nuova classicità, un nuovo classicismo pittorico. Perché sono voluto partire da de Rennes, che non è l'artista più famoso, avrei potuto farlo con Picasso, che ha anche lui il suo ritorno all'ordine, se così vogliamo chiamarlo. Adesso analizzeremo un pochino anche la definizione. Sono voluto partire da de Rennes perché è probabilmente il caso più precoce di un esponente di un movimento d'avanguardia, dirompente, che entra molto presto in crisi, torna molto presto sui propri passi, già appunto verso la fine del primo decennio, quindi di fatto una stagione brevissima quella dell'avanguardia per un artista come de Rennes, che ha fatto parte del primo movimento dell'avanguardia, l'espressionismo francese, cronologicamente il primo, ma che molto presto è arrivato a esiti molto differenti, più tradizionali, più legati ai concetti di disegno, di forma, di maggiore realismo e fedeltà rappresentativa. Vediamo altri esempi. Il nostro Gino Severini, grande italiano, toscano di Cortona, trapiantato a Parigi dal 1906, esponente della prima ora del futurismo italiano, ma non insensibile anche al cubismo, nato oltralpe, tanto che ad un certo punto arriva quasi a creare una sorta di personale fusione di cubismo e futurismo. Questo è un dipinto meraviglioso, il geroglifico dinamico del Tabarène, 1912. Un vero tripudio con queste figure danzanti, ma alla fine quasi non cogliamo nemmeno più le figure, ma soltanto il moto vorticoso della danza. 1912. 1916. Solo 4 anni. Ma se io potevo mostrarvi anche un'opera del 1915, non è un processo che evolve gradualmente, no? Improvvisamente. 1916, il ritratto di Jean. Un classicismo, una purezza, c'è un'evidente ripresa della grande tradizione italiana. Non è un ritorno accademico, è un voler tornare alle origini del linguaggio figurativo europeo, occidentale. Questo è. Adesso cerchiamo anche di capire perché. Ma vi faccio ancora un caso, Picasso.
Picasso, 1912, la famosa Natura morta con sedia impagliata, opera molto importante, sia perché è un'opera estremamente rappresentativa di una certa fase del cubismo, un'altra delle avanguardie storiche, ma anche per l'invenzione di fatto del collage, che noi diamo per scontati, ma l'avevo già detto probabilmente. Non dimentichiamoci che il collage l'ha inventato Picasso, prima proprio non c'era. 12. Qualche anno dopo, donne e bambino in riva al mare, una monumentalità della scomposizione precedente non c'è più assolutamente traccia, anzi, tanta era la scomposizione dei piani, delle forme precedentemente, tanto qui c'è una compattezza monumentale, sembrano quasi scultoree queste figure. Ma cosa è successo a tutti questi artisti? Che gli è capitato? Allora, nel caso di Derain è una personale evoluzione stilistica, ma per tanti altri, poi adesso vediamo il percorso di Picasso, per tanti altri c'è di mezzo anche un evento non irrilevante, la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale. Noi forse non ci rendiamo più conto di quale shock terribile sia stata la prima guerra mondiale. Lo è stata ancora più della seconda, perché con la prima guerra mondiale, vedete, si veniva da un periodo che non a caso viene chiamato Belle Époque, nel quale tutti avevano fede nel progresso, si aveva ormai l'idea che la scienza, la tecnica, l'evoluzione spirituale dell'uomo, beh, avrebbero portato a un'epoca di pace, di prosperità. Del resto, i primi 15 anni del Novecento sono veramente un periodo di crescita economica travolgente. Anche da noi in Italia, noi giustamente ricordiamo il boom economico degli anni 60, ma il primo vero grande boom economico italiano è quello del primo decennio del Novecento, con un'espansione straordinaria, con un aumento del PIL a due cifre, è quella che poi i fascisti svaluteranno come l'Italietta di Giolitti. Fatto sta che l'Italietta di Giolitti è stata quella che ha prodotto uno dei momenti di maggiore crescita economica, sociale, culturale italiana. È veramente un'epoca d'oro. Capite che venendo da un periodo come questo, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e poi il trascinarsi della Prima Guerra Mondiale, poi l'esito della Prima Guerra Mondiale, dove anche i vincitori alla fine sono sconfitti, perché l'Europa da leader mondiale si ritrova come un continente distrutto, diviso e che ha perso la propria leadership, è qualcosa che muta completamente il panorama. E di questo dobbiamo tenere conto, soprattutto per quei movimenti di avanguardia, come il futurismo, che avevano esaltato la guerra. Guerra, sole, igiene del mondo, scriveva Marinetti. E ci credevano gli artisti. Poi dopo Carrà, appunto, vede scoppiare la guerra e cambia completamente. Gino Severini passa dal futurismo a quello che abbiamo visto. Ora capite che la prima guerra mondiale, sia per quegli artisti dell'avanguardia che avevano propugnato la guerra, ma anche per coloro che non si erano occupati di questo, che comunque avevano una posizione neutralista, è un discrimine veramente fondamentale. Ci si rende conto che forse questa idea di un continuo progredire, di un rompere con la tradizione, forse è stato un errore, che forse bisogna tornare indietro, bisogna guardarsi alle origini, ma non in senso regressivo, per recuperare qualcosa che è stato forse troppo frettolosamente buttato via, scartato come vecchio. E quindi anche Pablo Picasso nel 1914 comincia un processo di ripensamento, un ripensamento contrastato, anche doloroso. In piena stagione cubista, lui nel 1914 inizia a
a realizzare quest'opera, il pittore e la modella. Un'opera che peraltro, anche per sua insoddisfazione, per il fatto di non riuscire a venirne a capo di fatto, lascia incompiuta. Quindi noi la vediamo così, non per scelta stilistica, è proprio un'opera incompiuta di Picasso, ma è un'opera fondamentale, nella quale dopo la scomposizione c'è un recupero di forme piene, di volumi. Tra l'altro il pittore, la modella è quasi metapittura, il pittore che riflette sulla sinistra, soltanto disegnato, di fatto è Picasso stesso che riflette di fronte alla modella, è come se dicesse e rappresentasse questa sua riflessione. Ma io come devo trattarla questa modella? Secondo il linguaggio cubista, o forse devo recuperare una tradizione, un legame con un passato? Appunto, è un momento contrastato e per un periodo Picasso alterna, come dire, tentativi di creare un nuovo linguaggio, che poi verrà chiamato un po' impropriamente neoclassico. Si parla infatti del neoclassicismo di Picasso, in realtà è un'espressione un po' infelice. Tenta di creare un nuovo linguaggio, ma prosegue ancora per un periodo con la sua pittura cubista. Torniamo a Gino Severini. Scusate se vado un pochino di palo in frasca, ma è proprio per mostrarvi questi improvvisi scarti stilistici che non a caso hanno fatto parlare di richiamo all'ordine o ritorno all'ordine. In realtà la definizione deriva da quella francese coniata dagli storici dell'arte francese di rappel à l'ordre, ritorno all'ordine. Dopo la festa scomposta delle avanguardie si torna a un ordine. Anche Gino Severini qui rappresenta di fatto la moglie che allatta il bimbo. È, come dire, un ritorno anche esistenziale ai fondamenti dell'esistenza, la paternità, la maternità, cioè le cose fondamentali, è tornare alle cose che restano dopo la sbornia appunto del geroglifico dinamico del Baltabarin. Per farlo, appunto, Gino Severini adotta un linguaggio che è contemporaneamente moderno, perché non potremmo confondere questo dipinto per un dipinto quattrocentesco, cinquecentesco, ma che comunque si riallaccia a quella lezione. È una moderna classicità. E vi ho anticipato una definizione che sarà tipica di una delle grandi teoriche di questo nuovo linguaggio, ovvero Margherita Sarfatti, che dirà appunto che le avanguardie erano state una specie di malattia infantile dell'arte, un po' come se l'arte dovesse fare il morbillo, la rosolia, la varicella, ma dopo aver fatto queste malattie infantili, che per lei erano le avanguardie, occorreva appunto diventare adulti. E diventare adulti significava tornare a una pittura che non rinnegava le conquiste delle avanguardie, ma che le rimetteva all'interno di un ordine storico che non rinnegasse il passato, ma si riallacciasse ad esso, dando vita, appunto, e ribadisco, a una moderna classicità, che sono parole non mie, ma della Sarfatti. Ci arriveremo. Devo dire che anche gli artisti che non hanno fatto in tempo ad avere un vero e proprio ritorno, comunque mostrano un ripensamento. Vediamo Umberto Boccioni, non ha fatto in tempo perché è morto nel 1916, che è proprio l'anno della svolta di Severini, che segue l'anno della svolta di Carlo Carrà. Di Carlo Carrà non parlo perché ne avevamo già viste di immagini nella lezione sul futurismo. Beh, anche Umberto Boccioni, attorno al 14-15, se paragoniamo quest'opera con altre coeve o di pochissimo precedenti, torna ad una maggiore solidità, recupera Cézanne, per esempio, il ritorno a Cézanne, quindi non è un ritorno, come dire, a Giotto, nel caso di Boccioni, è un ritorno a Cézanne, il maestro della pittura moderna, ma questo trattare le figure con un'attenzione alle volumetrie, cioè al fatto che pittoricamente per rappresentare persone, oggetti, occorre che queste persone, oggetti,
abbiano un peso, occupino uno spazio, un volume nello spazio, beh, è significativo, e lui lo fa per esempio in un dipinto come questo, e poi lo farà nel ritratto di Ferruccio Busoni, che sarà una delle sue ultime opere prima dell'improvvisa morte nel 1916. Ecco, vi citavo Carrà, di cui vi mostro esclusivamente un'opera leggermente successiva, Le figlie di Lot, 1919. Beh, se paragoniamo quest'opera di Carrà con le opere che lui faceva 4 anni prima, rimaniamo scioccati. Lui nel 1915 fa Manifestazione interventista, dove addirittura è alle soglie dell'aniconismo, dell'astrazione. In un dipinto come questo è evidente, qui sì, proprio un ritorno a Giotto, un ritorno al 300 italiano, con delle citazioni. Guardate come sono strutturate le colline, quelle montagnole, sono esattamente come quelle di Giotto, anche quella specie di arbusto, di grande arbusto che cresce sulla cima di una di esse. Ci sono dei richiami alla classicità, per esempio nella piccola colonna sulla destra con quella pigna sopra, un richiamo alla classicità. Ma anche il tempietto a pianta tonda che sta laggiù è un po', forse secondo alcuni, una citazione di San Pietro in Montorio a Roma. Non so se effettivamente possa essere così, però obiettivamente queste mani allungate, vedete la figura sulla destra, questa stilizzazione, sono un richiamo ai primitivi, come venivano e vengono chiamati. Tra l'altro siamo nell'anno della nascita di una rivista in Italia che ha un ruolo fondamentale in questo recupero, una rivista che già nel titolo è programmatica, Valori plastici, ovvero il tornare ai valori plastici della grande tradizione pittorica. Le figlie di Lot è un episodio biblico del libro della Genesi, però adesso non stiamo a fare l'analisi iconografica di ogni soggetto. Sono quelle due donne, quelle due sorelle che appunto si fanno ingravidare dal padre per ripopolare, diciamo, la città distrutta. Ma al di là di questo, del soggetto, quello che colpisce è assolutamente il linguaggio e lo stile. Mentre Pablo Picasso, che abbiamo lasciato con i suoi dubbi del pittore e la modella, nel 1917 ha ormai fatto una scelta notevolissima, dipingendo Olga, una delle molte compagne che hanno costellato la sua, compagne vittime che hanno costellato la sua vita e carriera, con una vera e propria adesione a un classicismo che guarda molto a quello che era stato in Francia nell'Ottocento il vero maestro ed esempio del classicismo, ovvero Ingres, grande Ingres, pittore sommo, veramente uno dei più grandi della storia dell'arte, forse non abbastanza noto al grande pubblico, almeno in Italia, è davvero il punto di riferimento di questa svolta di Picasso, che peraltro reca importanti suggestioni anche da un viaggio compiuto in Italia. Lui va a Roma, va a vedere gli scavi di Pompei, scopre la pittura pompeiana, quindi davvero c'è un ripensamento, un ritorno a una classicità mediterranea, una riscoperta di questa pittura così lontana nel tempo, ma che forse è più aderente al presente. Siamo in piena guerra, ricordatevi. È un po', non vorrei sovrapporre una mia interpretazione alla realtà dei fatti e poi insomma fare discorsi mettendosi nella testa, nel cervello degli artisti è sempre difficile, però io cerco di mettermi nei loro panni, scusatemi questo piccolo tentativo. Di fronte al disastro, la tragedia assoluta, una guerra ormai in atto da anni che non si sa come andrà a finire, un artista si chiede: ma
Ha senso questa pittura così strana che faccio, così basata sulla scomposizione che ha tagliato i ponti col passato? È serio? Non è forse magari invece un po' gratuito? Forse in un'epoca come questa non conviene tornare a qualcosa di più saldo, di più stabile? Ipotizzo, eh? Ipotizzo, però. È una delle possibili spiegazioni. Un grande storico l'ha chiamata la ferita della modernità. La ferita della modernità. C'è poi un'esperienza molto significativa per Pablo Picasso, che proprio nel 1917 viene chiamato per realizzare il grande sipario per il balletto Parade. Uno dei balletti più importanti della storia, con la musica di Erik Satie, lui che fa le scenografie, le coreografie di Massine, cioè sono veramente quei momenti in cui si ritrovano alcuni tra i più grandi protagonisti delle varie arti e si combinano insieme. Vedete, questo recupero anche della commedia dell'arte, delle maschere, la figura di Arlecchino, che poi diventerà quasi un topos nella pittura successiva di Pablo Picasso. Tra l'altro, evidentemente, essendo un sipario, è un'opera di grandissime dimensioni, ma è incredibile, lo ribadisco, pensare come tutto questo avvenga a cubismo ancora fresco. Cioè, voglio dire, le opere cubiste di Picasso non sono distanti 10 anni, sono state fatte l'anno precedente ancora. E appunto, tra la fine dei 10 e l'inizio degli anni 20, Picasso dà vita a questo linguaggio, dove, dopo un iniziale classicismo estremamente puro e rigoroso, di cui abbiamo visto forse l'esempio più emblematico nel ritratto di Olga del 1917, recupera qualcosa del Picasso precedente e veramente vagheggia, per così dire, una sorta di età dell'oro, una pittura che è al contempo moderna. Perché in queste due donne che corrono libere sulla spiaggia c'è qualcosa di cubista nella sproporzione, nelle figure quasi disarticolate, ma il cielo, l'ambientazione, la compattezza, la monumentalità denunciano una chiara volontà di riallacciarsi a una classicità mediterranea, ma non la classicità della Grecia del V secolo, basata su armonie e proporzioni perfette, un'altra classicità, una classicità reinventata, una classicità che per Picasso è più autentica, perché contiene anche l'irregolarità, contiene anche la sfrenatezza. Una classicità, e lo vediamo anche da questa corsa sfrenata di queste due donne, che non è apollinea, ma è dionisiaca, se mi consentite di utilizzare le due famose categorie che Friedrich Nietzsche aveva così acutamente definito nel suo libro La nascita della tragedia. Il flauto di Pan. Anche qui siamo in un luogo senza spazio e senza tempo, però è come una Grecia primordiale. Sono opere che ci colpiscono per la compattezza, per la monumentalità, vi dicevo, ma che, come dire, denotano anche tutto un clima che è tipico di questi anni. Guardate anche questo Paolo, il piccolo, il figlio eletto di Picasso, ritratto come Arlecchino. Anche il rifarsi alla commedia dell'arte, vi dicevo, è molto importante e significativo. E tra l'altro le maschere della commedia dell'arte le ritroviamo in un'opera del 24, come il dipinto precedente di Picasso, del pittore con cui abbiamo cominciato, quell'André de Rennes, che veramente è un personaggio straordinario nel cogliere, a volte quasi nell'anticipare anche il mutare di un clima.
Vi faccio un parallelismo musicale di quello che avviene esattamente negli stessi anni. Igor Stravinsky, che aveva sconvolto il mondo musicale con Le Sacre du Printemps, che viene malamente tradotto in italiano La Sagra della Primavera, che sembra la Sagra del Tordello, invece Le Sacre in francese è il rito sacro, anzi un rito anche violento, truculento, quindi la parola sagra in italiano proprio non rende, però purtroppo così si è affermata questa traduzione del Sacre du Printemps. Ebbene, Picasso, scusate, Stravinsky, un lapsus tra l'altro non casuale, Stravinsky aveva sconvolto il mondo con quest'opera musicale che era stata definita barbarica, violentissima, che aveva scatenato le proteste del pubblico che quasi si tappava le orecchie di fronte a questo frastuono, a questi ritmi violenti. Pochi anni dopo scrive il Pulcinella. Ovvero, basandosi su un manoscritto attribuito a Pergolesi, quindi un grande compositore italiano del Settecento, reinventa in realtà sulla base di questo retaggio musicale classicista un nuovo linguaggio musicale, appunto, che vi faccio sentire, bando alle ciance. Ascoltiamo un pezzetto dal Pulcinella, un balletto, ma da cui però Stravinsky trae anche una suite orchestrale, di cui noi ascoltiamo un paio di minuti. È sorprendente, no? Vi ricordate la sagra della primavera di qualche anno precedente? Cioè, veramente c'è un salto incredibile, quasi sconvolgente. Beh, di fatto è quello che capita agli artisti visivi. Capite che, tra l'altro, la cosa avviene di pari passo. Naturalmente il ritorno all'ordine non vuol dire, l'ho già detto, che si ritorna a fare una pittura come si faceva alla fine dell'Ottocento e prima del Novecento. Rimane una pittura comunque moderna, perfettamente calata nella contemporaneità, che non rinnega anche delle conquiste, delle novità, ma che le volge appunto in un linguaggio. In un linguaggio che soprattutto non vuole rinunciare al concetto della mimesi, al concetto della rappresentazione.
Il ritorno all'ordine quindi sostanzialmente si sviluppa, scoppia a partire, a salvo alcuni casi come quello di Derain, che è molto precoce, negli anni della Prima Guerra Mondiale. Poi via via nascono varie tendenze, non dobbiamo inoltre considerare questo come univoco, perché mentre scoppia il ritorno all'ordine, beh, proseguono le avanguardie comunque. Nasce il dadaismo, poi nasce il surrealismo, quindi le strade dell'arte si biforcano perlomeno, anzi si triforcano, diventano sempre più complesse e quindi c'è chi di fronte alla tragedia della Prima Guerra Mondiale va a estremizzare addirittura il linguaggio. Vedete il caso dei dadaisti che arrivano a fare quasi un'arte nichilista, un'arte che nega il concetto di arte. Dall'altra invece c'è questo recupero che poi a sua volta produce degli esiti, degli effetti. Uno di questi è in Italia e in Germania il cosiddetto realismo magico. Realismo magico è un'espressione che verrà coniata da uno storico dell'arte tedesco e quindi in lingua tedesca, Magischer Realismus, lo storico dell'arte Franz Rho. Ma che si applica molto bene alla pittura sia di artisti tedeschi sia forse soprattutto di artisti italiani. La definizione di realismo magico, guardate, sembra un ossimoro. Realismo, quindi realismo ci fa pensare ad una pittura realista. Magico, il magico è qualcosa di irreale. Quindi è proprio un ossimoro realismo magico. Come Franz Rho designa gli elementi del realismo magico? Descrittività, purismo, staticità, silenzio, freddezza, apparente distacco esecutivo, oggettività. Però la definizione di realismo magico che a me piace di più, e qui mi sembra la più completa, la più rotonda, è forse quella coniata da un grande scrittore intellettuale italiano, Massimo Bontempelli, che nel 26 fonda con Curzio Malaparte la rivista Novecento, rivista peraltro pubblicata in lingua francese. Ed è appunto Bontempelli, anche come scrittore, perché badate che c'è un risvolto anche letterario in tutto questo, il tutto procede parallelamente, arti visive, letteratura e musica. E Bontempelli come definisce in pittura il realismo magico? Cito: precisione realistica dei contorni, solidità di materia ben poggiata sul suolo e intorno come un'atmosfera di magia che faccia sentire attraverso un'inquietudine intensa quasi un'altra dimensione in cui la vita nostra si proietta. Quindi sì, realismo, ma che lascia aperte le porte al mistero. Beh, in un'opera come questa di Felice Casorati, che forse è il massimo esponente italiano del realismo magico, quello che ha scritto Bontempelli è praticamente esemplificato. L'attesa, vediamo questa figura femminile addormentata su una sedia. Dietro di lei c'è una tavola apparecchiata con queste scodelle, con una bottiglia, la brocca, una scodella è anche sul seggiolino accanto a lei. Siamo in una stanza, vedete la prospettiva molto particolare con questo punto di fuga così lontano, una stanza misteriosa, al di là di cui non sappiamo nulla, e il mistero. Cosa è successo? Sta aspettando qualcuno, ma chi sta aspettando? Di fatto, in un'opera come questa c'è sì il realismo, ma c'è anche tutta una serie di echi, c'è un rifarsi alla pittura delle secessioni austro-tedesche e poi la lezione di Giorgio De Chirico, della sua metafisica, chiaramente, è evidente. Alla base comunque c'è la metafisica di De Chirico con le sue atmosfere sospese, con i suoi enigmi. Altra opera di Casorati, Conversazione platonica, con questa figura maschile con il volto in ombra e la modella. Anche questa, diciamo, è un po' come se fosse un'opera metapittorica, come il pittore e la modella di Picasso.
e che ci lascia comunque colpiti, che ci fa riflettere, ci lascia in dubbio anche sull'interpretazione. Perché? Chi sono questi due? Che cosa si stanno dicendo? Si stanno forse dicendo qualcosa? In realtà è un gioco di sguardi, forse, ma neanche, è una comunicazione silente. È qualcosa che è avvenuto, sta per accadere. I terribili scolari del 1928 con quegli occhi sbarrati, ma mi voglio soffermare un attimo su Meriggio, un'altra opera emblematica del realismo magico di Felice Casorati. Un po' come in Conversazione platonica, Casorati dissemina l'opera di alcuni indizi. Ma sono soltanto indizi, non ci viene svelato il mistero. Che cos'è accaduto in questo meriggio, in questo pomeriggio? Vedete, capiamo che è meriggio anche dalla luce dorata, che è una luce verso il tramonto che entra probabilmente da una finestra che sta sulla sinistra, una finestra che noi non vediamo. Beh, abbiamo due donne. Nude, sdraiate per terra, quella di destra, tra l'altro, con questo scorcio vertiginoso, un po', scusatemi se può sembrare irriverente, un po' come nel Cristo deposto di Mantegna. Ma in secondo piano, di spalle, nuda, c'è una figura maschile, seduta. Con la testa tagliata, non sono io che ho ritagliato male l'immagine, è proprio così, non ci viene mostrata la testa di questo personaggio. Quindi capite, è un realismo, ma che comunque va contro tutte le regole della composizione. Ma che senso ha? Uno fa un'opera realista e mette un personaggio, di cui non si vede la testa? Però guardate due dettagli in primo piano, sono due babbucce come quelle dei cardinali, color porpora. È un cappello da cardinale. Cosa è mai successo? Forse quella figura maschile che vediamo dietro è una figura che portava prima quegli abiti, quindi è successo qualcosa di molto scandaloso? Non lo sappiamo. Appunto, il realismo magico, c'è un senso di sospensione di realtà. E poi queste due figure femminili. Stanno dormendo, quella di destra ha effettivamente un atteggiamento di tale abbandono, forse da lasciar presupporre un atto violento appena avvenuto. Non lo sappiamo, ma proprio perché non riusciamo a cogliere tutto, è un'opera estremamente inquietante. Quindi sì, ritorno all'ordine, certamente c'è la salda volumetria, non c'è più la scomposizione, i colori sono fedeli, però Casorati ci fa capire che anche con una pittura realista, che dal punto di vista tecnico, linguistico e tradizionale, si può fare una pittura estremamente moderna, anzi, che va quasi al di là di certe sperimentazioni formali delle avanguardie. Viene poi, diciamo, ripreso forse Casorati da un altro esponente del realismo magico in Italia, Cagnaccio di San Pietro, che è uno pseudonimo, lui in realtà si chiamava Natale Scarpa, era di Desenzano, del Garda, ma poi passò gran parte della sua vita su un'isola della laguna veneziana, l'isola di San Pietro, e quindi assunse questo pseudonimo di Cagnaccio. Per stare a significare anche il suo temperamento, diciamo poco affabile, di San Pietro. E anche qui è esplicitato nel titolo, infatti è meno efficace perché nemmeno nel titolo Casorati ci avevo dato indizi. Invece Cagnaccio ce lo spiega, ce lo squaderna in una maniera meno fine, però è evidente, dopo l'orgia. Quello che ci può colpire, se stiamo attenti, è che in realtà è la stessa figura femminile, replicata e ruotata appunto, in maniera tale che anche per questo ci troviamo, per così dire, un po' smarriti. Anche qui naturalmente ci sono gli indizi. Quello
con le bottiglie, le carte, i bicchieri, ma anche lasciato lì, lo vedete? Beh, sì, è un oggetto un po' d'altri tempi, è il polsino di una giacca maschile, di una camicia maschile, e poi un elegante cappello con due elegantissimi guanti bianchi. Quindi anche qui c'era almeno una figura maschile che ha lasciato qui alcuni dei suoi accessori, ma che qui è del tutto assente. Più lieve il realismo magico di Antonio Donghi, che, come dire, non ha questi aspetti di estrema inquietudine, ma che comunque nelle sue composizioni apparentemente semplici, quasi semplificate, ci lascia comunque smarriti, con poche possibilità di decodifica. La canzonettista, siamo evidentemente forse nel camerino di questa canzonettista, come si diceva all'epoca, oggi diremmo cantante, all'epoca canzonettista, ma inquietante è quella figura maschile di spalle che ha in mano un rotolo di fogli tra le mani e di fronte alla porta, sta uscendo, che ci fa lì, sta aspettando forse che la canzonettista si cambi, non lo sappiamo. E poi l'immagine del circo, il circo equestre, anche qui di fatto con la stessa figura nelle vesti di pagliaccio e in quelle invece elegantissime del presentatore dello spettacolo circense. Vi dicevo che il realismo magico, che è uno dei grandi filoni della pittura degli anni venti, si sviluppa in Italia e si sviluppa in Germania con caratteristiche un po' diverse. Qui non siamo ancora nel realismo magico, ma siamo in un'espressione pittorica ancora caratterizzata dall'espressionismo, che è la grande avanguardia tedesca del primo Novecento, e Max Beckmann, che viene dall'espressionismo, rappresenta qui nella notte una scena appunto di violenza notturna nella grande città. La Germania, lo sappiamo, è il paese che perde la prima guerra mondiale, ma è anche il paese che viene umiliato di fatto dalla pace di Versailles, dove subisce delle condizioni talmente dure da non potersi risollevare, dove l'inflazione enorme lascia sul lastrico anche le persone del ceto medio, dove le città sono letteralmente invase da persone sfigurate e mutilate dalla guerra. Anche in questo è veramente scioccante la Prima Guerra Mondiale. Perché non come nella seconda, nella prima c'è una quantità di reduci che recano in sé le tracce di ferite, di mutilazioni da lasciare sgomenti. Le città sono letteralmente piene di invalidi, di mutilati, che non hanno i mezzi per sopravvivere, che fanno i mendicanti. Questo avviene in Italia, ma avviene ancora di più in Germania. E la deformazione espressionista diventa poi una rappresentazione estremizzata ma maggiormente realista in un'opera come questa di Otto Dix, gli invalidi di guerra che giocano a carte, dove per esempio guardate il personaggio sulla sinistra, il volto sfigurato, come capitava a molte persone che erano state sfigurate dal fuoco nelle trincee, che non ha le braccia e che quindi grottescamente regge le carte con le dita del piede. E anche gli altri due personaggi sono privi delle gambe, sono veramente delle figure tragiche, terribili. Il venditore di fiammiferi di Otto Dix, anche qui un mendicante privo di gambe e privo di braccia. E guardate che ce n'erano molte di scene come questa nelle città tedesche. Poi ovviamente Otto Dix estremizza, vedete, dei passanti, noi non vediamo i volti, ma vediamo le gambe, vediamo i passanti che scappano letteralmente, che rifuggono dalla visione di questo
personaggio impressionante che vende fiammiferi, forse anche cieco, visto che ha due occhiali da sole, c'è soltanto quel bassotto accanto a lui, ma che gli fa pure la pipì sul moncherino, giusto per accentuare ulteriormente la desolazione della scena. Devo dire che i tedeschi, quando vogliono essere duri, lo sono anche in pittura come nessun altro. Nella pittura italiana è difficile trovare qualcosa di così violento. Otto Dix, che poi ritrae la giornalista Silvia von Harden. Siamo proprio nel clima della Repubblica di Weimar. Con questa donna però molto mascolina, volutamente era lei stessa che ricercava appunto questo atteggiamento mascolino. Del resto è tipico di questo, della della Germania, della Repubblica di Weimar, anche l'esplosione del fenomeno dei travestiti, una liberazione, la vera e propria rivoluzione sessuale. Non è avvenuta negli anni 60, è avvenuta negli anni 20 in Germania, ricordiamocela. Poi dopo, per contrasto, arriverà il regime più violento, oppressivo e sanguinario della storia moderna, il nazismo, mentre appunto gli anni 20, con tutti i loro problemi, sono in Germania una stagione di assoluta libertà. E quindi mascolina Silvia von Harden, che fuma con queste mani enormi, con questa acconciatura maschile e addirittura il monocolo. E poi anche opere satiriche, perché comunque i venti come dire, del nazismo sono ancora di là da venire nel 1926. Ma la società tedesca è già agitata da spinte che vanno in direzione contraria rispetto alla democrazia, e questi, ironicamente, sono definiti da Georg Grosz i pilastri della società. Quindi un clero che pare quasi contento di vedere la città in fiamme, e poi i produttori d'armi, i grandi industriali. Vedete, uno ha in testa una tazza, ma questo addirittura ha il cranio tagliato e dal cranio escono delle armi, mentre dal cranio di quell'altro esce letteralmente della cacca fumante. Quindi è anche proprio un'espressione, come dire, di violenta satira politica. Guardate poi anche come è rappresentato il volto paonazzo di questo personaggio, di questo borghese sostenitore appunto della prima ora, probabilmente del nazismo. E poi chiudiamo anche con artisti meno impegnati socialmente e politicamente, ma che praticano questa pittura estremamente lucida, estremamente realistica, pur nella violenza della rappresentazione: Christian Schad, autoritratto con Modella. Tra l'altro, famoso di Christian Schad, non l'ho messo, ma avevo già messo fin troppe immagini, mi perdonerete. Famoso un suo dipinto dove si vede un'operazione chirurgica, ma si vede sul serio, cioè proprio con il medico, siamo in sala operatoria, con le infermiere, e si vede proprio il malato con il ventre aperto e gli organi interni su cui stanno lavorando appunto i medici chirurgicamente. Anche questa è una scena che non ha molti precedenti, forse non ne ha proprio nella storia della pittura. Torniamo in Italia con l'altro filone. Vi avevo citato prima Margherita Sarfatti, la grande critica d'arte, la più grande critica d'arte della sua epoca, almeno in Italia, che alla fine degli anni 10 del Novecento ha l'idea appunto di radunare un gruppo di pittori, che all'inizio sono sette e che poi diventeranno molti di più, proprio con l'idea di una pittura che recuperi la grande tradizione italiana,
ma non con la prospettiva del ritorno, bensì con quella della ricreazione, della creazione di una moderna classicità. Questo è un ritratto meraviglioso di Adolfo Wildt, che è stato uno dei massimi scultori italiani del Novecento e di quest'epoca in particolare, ma vediamo alcuni esempi di questa pittura sostenuta da Margherita Sarfatti. Beh, Achille Funi che, come vedete, recupera alcune caratteristiche, per esempio, dei ritratti di primo Cinquecento, ovvero la figura femminile e dietro la figura femminile la finestra o la porta aperta sul paesaggio, un espediente tipico, per esempio, di molta pittura sia veneta sia toscana d'inizio Cinquecento. Un dipinto come questo, Maternità, dove appunto questo schema tipicamente di primo Cinquecento viene riproposto, ma con una raffinatezza ancora maggiore che in precedenza. Tra l'altro, qui di molto veneziano c'è anche il parapetto in primo piano, su cui è appoggiata una rosa col cartiglio e i due frutti. Però quello che ci colpisce è che questi personaggi sono abbigliati in maniera contemporanea e contemporaneo è anche il paesaggio che vediamo dalla finestra. Se nel dipinto precedente potevamo essere un po' tratti in inganno, qui no, siamo proprio in una dimensione contemporanea. Achille Funi, Mario Sironi non poteva mancare. Mario Sironi in realtà aveva avuto una stagione futurista, ma già dalla fine degli anni 10 e poi a partire dagli anni 20 dipinge queste periferie urbane con, pensate a come i futuristi solo pochi anni prima avevano visto e interpretato la città, i cantieri, la città che sale di Umberto Boccioni, vi ricordate? Quindi proprio l'esaltazione dell'urbanizzazione, delle fabbriche. E beh, pochi anni dopo Mario Sironi invece quei quartieri sorti attorno alle città e visti con grande entusiasmo dai futuristi li coglie per ciò che effettivamente sono, con questi terribili casermoni tutti uguali, dove le persone abitano come dentro alveari, con il fumo delle ciminiere, che non è più l'emblema di questa modernità che ci condurrà verso le magnifiche sorti e progressive, ma piuttosto, l'alienazione. Non si vede anima viva in questi paesaggi urbani. Evidentemente ci sono anime vive, ma stanno chiuse all'interno di questi tristi, grigi, caseggiati, giusto con qualche tram e con qualche camion che passa. E poi Sironi adotterà a partire dal 23, 24, 25 una pittura dove i valori plastici sono evidenti. Guardate la bottiglia, guardate anche soltanto la bottiglia in questo dipinto. Sembra quasi di marmo questa bottiglia, da tanto è basata proprio sulla volumetria. Quindi non c'è più la trasparenza, la scomposizione, figuriamoci, c'è proprio la volontà di rendere attraverso la pittura l'occupazione dello spazio da parte delle figure. Ma del resto anche la figura femminile è veramente statuaria. E poi diventerà sempre più monumentale Mario Sironi, come nella Famiglia del Pastore o come in altri dipinti che realizzerà per i grandi palazzi di giustizia, per quelle opere create durante il periodo del regime fascista, che noi chiamiamo un po' impropriamente stile littorio, anche se stile littorio in sé non vuol dire nulla, ma appunto quelle grandi operazioni di fusione tra architettura e pittura, tanto che Sironi arriverà a teorizzare la fine della pittura da cavalletto a favore della pittura murale. Quindi il compito del pittore deve essere quello di fare dei grandi murali che possano comunicare a tutti e non dei dipinti che vadano nei salotti dei ricchi borghesi. In questo emerge anche, come dire, l'ala rivoluzionaria del fascismo.
Perché dobbiamo sempre considerare che il fascismo non è un movimento univoco, cioè lo è in certe cose, ovvero nella visione totalitaria e antidemocratica, ma c'era un fascismo rivoluzionario, il fascismo che appunto voleva esaltare il popolo, più di carattere sociale anche, e invece il fascismo. Come dire, delle classi più socialmente alte, quindi il fascismo oppressivo. Sironi sposa questa utopia di un fascismo inteso in senso rivoluzionario, quindi lui dice: io non voglio più fare dipinti per i salotti dei ricchi borghesi, ma voglio fare una pittura che parli al popolo. Un altro esponente di Novecento, che è il nome del gruppo che poi viene coniato da Margherita Sarfatti, Ubaldo Oppi. Anche qui, come dire, un trattamento molto classico, ma in un'ambientazione urbana che sposa alcuni richiami alla pittura di fine 4, inizio 500, con atmosfere da realismo magico, atmosfere anche un pochino da metafisica di De Chirico. È una curiosa e interessante fusione. Poi la grande scultura che riprende appunto una classicità però reinterpretata e reinventata modernamente, come nel caso di Arturo Martini o ancora più originalmente, secondo me, da Marino Marini, che addirittura si riallaccia alla scultura etrusca, quindi una scultura antica ma non classica, cioè basata non sulle proporzioni armoniche della Grecia, ma sul linguaggio più verace, più irregolare, più asimmetrico della tradizione italica e etrusca. Sono gli anni comunque di regimi dittatoriali, ma appunto ci troviamo di fronte ad alcuni paradossi tali per cui nell'Italia fascista, nella Germania nazista, nella Russia comunista, stalinista, di fatto si sviluppa, per esempio in architettura, un linguaggio molto simile, ma che in realtà non è poi così diverso nemmeno da quello che si sviluppa nella patria della democrazia, ovvero negli Stati Uniti. Un linguaggio razionalista. Quindi anche parlare di architettura o stile Littorio, un po', come dire, discutibile, perché di fatto Giuseppe Terragni, che disegna e realizza a Como la Casa del Fascio, di fatto fa negli anni 30 un esempio di architettura razionalista, che potrebbe essere, poniamo, anche di Le Corbusier, semplicemente però è la Casa del Fascio. E quindi anche dei linguaggi che stilisticamente noi associamo a qualcosa di estremamente avanzato, progressista, sono però al servizio, tra virgolette, di un regime assolutista, di un regime autoritario come quello fascista. Persino l'astrattismo. L'astrattismo dovrebbe essere proprio la pittura più libera. Invece Mario Radice, che è uno dei migliori astrattisti italiani e dei più precoci negli anni 30, realizza un dipinto astrattista dove però ci piazza l'immagine di Mussolini. È un dipinto che decorava, tra virgolette, se così si può dire, l'interno della Casa del Fascio a Como. Esiste ancora la Casa del Fascio, eh? Un esempio di architettura straordinaria, adesso è sede della Guardia di Finanza. O Mario Sironi, che appunto ve li citavo prima, fa questi grandi dipinti murali che sono molto spesso delle allegorie. Questa è l'allegoria dell'architettura o del lavoro in città. Ma pensate al Palazzo di Giustizia di Milano, al Palazzo di Giustizia di Palermo, queste grandi costruzioni. O pensiamo anche a, vabbè, vi mostro tra poco un esempio, a Piazza della Vittoria a Brescia, insomma, quelle piazze, Latina, il caso di Forlì, il caso di Grosseto anche, c'è proprio tutto un filone di architettura che risponde a questa idea di semplificazione razionalista. Parallelamente, appunto, c'è anche un astrattismo non, tra virgolette, asservito al regime, come quello di Manlio Rò. Ma eccola qui, Piazza della Vittoria a Brescia, con
come si presentava negli anni 30, non è molto mutata, però adesso invece che questa scultura che fu realizzata dal carrarino Arturo Dazzi e che sostanzialmente rappresenta un giovane nudo vigoroso che nell'interpretazione fascista veniva appunto chiamato l'era fascista. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la scultura fu tolta, non distrutta, ma messa in un deposito dove tuttora rimane. Adesso c'è una scultura di Mimmo Paladino con un effetto abbastanza straniante in una piazza di questo genere. E comunque, rimarco una piccola cosa, accoglie in sé il primo grattacielo italiano, perché quel torrione sulla sinistra, che risale al 1932, è stato il primo grattacielo realizzato in Italia. Quindi vedete questi paradossi. E poi, parallelamente, ci sono gli sviluppi del cosiddetto secondo futurismo, con l'aeropittura, di cui potrei mostrarvi tante cose. Vi ho messo questo dipinto di Tullio Crali, Incuneandosi nell'abitato, dove appunto abbiamo questa visione quasi insoggettiva, come se noi fossimo un secondo pilota dietro il primo pilota, che dalla carlinga dell'aereo vede appunto questa scena vertiginosa dell'aereo impicchiata, non sappiamo se con intenzioni minacciose, verso il centro abitato. Il filone dell'aeropittura è molto importante. Tra l'altro c'è adesso a Milano ancora per qualche giorno una mostra sull'aeropittura che è veramente forse la più importante mai realizzata e che meriterebbe di essere vista, perché è sempre stato preso un po' sotto gamba questo filone dell'aeropittura, come così, insomma, una trovata del tardo futurismo che non sapeva più cosa inventarsi e quindi ha inventato l'idea di rappresentare le città o i paesaggi dalla prospettiva di un aereo. In realtà la mostra attualmente allestita a Milano sull'aeropittura futurista ci mostra tutta la ricchezza di questo filone artistico. In Germania c'è il nazismo. Evidentemente Hertfield, che era stato un esponente del dadaismo, già l'anno successivo non avrebbe più potuto fare quest'opera, che è, come potete notare, un fotomontaggio, ma è del 32. Purtroppo dal 33 in Germania non ce n'è più per nessuno, o si fa come dice il nazismo, oppure si finisce piuttosto maluccio. Però vedete appunto questo efficace fotomontaggio: al posto del cuore c'è la svastica e al posto dell'esofago c'è questa pila di quattrini, di monete, che poi stanno anche all'interno dello stomaco di questo divoratore di quattrini. Diciamo che fosse stata soltanto la smania di denaro, il difetto di Hitler, sarebbe andata bene. In realtà, cioè, fece di ben peggio. Nell'ambito artistico, la cosa terribile fu, per esempio, la mostra sulla cosiddetta arte degenerata, ovvero i nazisti raccolsero, sequestrarono le opere d'arte degli esponenti delle avanguardie, dell'espressionismo, dell'astrattismo, del cubismo, eccetera, le esposero al pubblico ludibrio come esempio appunto di una degenerazione morale ed estetica, guardate anche proprio volutamente e proprio in maniera razzista la copertina di questo catalogo. Fecero una mostra itinerante per tutte le città per molte città della Germania per mostrare queste opere che poi furono distrutte. Molte opere delle avanguardie di grandi artisti come Kirchner, come l'innocuo povero Paul Klee, ma di tanti altri sono andate distrutte a causa della mostra dell'arte degenerata. Per esempio, Kirchner, che era stato il più grande esponente della Brücke, dell'espressionismo tedesco, si suicidò nel 1938. Ma veramente è stato un vulnus per la storia dell'arte e per la storia culturale della Germania. Non vi mostro altro volutamente perché ci sono anche delle opere di propaganda nazista, qualcuna si è conservata, ma volutamente non ve le mostro perché sono davvero terribili.
ci sono anche regimi di segno politico opposto, diciamo, benché sapete che gli estremismi alla fine si toccano molto spesso. Fatto sta che in Messico c'è la rivoluzione comunista e si sviluppa, guarda caso, anche là tutto un filone di pittura murale, quindi un po' come nell'Italia fascista, nel Messico comunista non c'è più, o meglio, si fa meno pittura da cavalletto e si fanno grandi murales che hanno proprio un intento didascalico, propagandistico, come nel caso di Diego Rivera, che è stato appunto, vedete, in questo caso proprio abbiamo l'uomo al bivio. Da una parte ci sono le forze del bene, dall'altra quelle del male, tra l'altro ci sono tantissimi personaggi. Da una parte la superstizione, vi faccio soltanto un esempio, tra le superstizioni c'è la religione per Diego Rivera, e quindi lui mette qui sulla sinistra una grande immaginaria scultura di Zeus che scaglia la saetta, ma con un crocifisso al collo, come a dire che si tratti delle religioni degli antichi, le cosiddette religioni politeistiche, o che si tratti di cristianesimo, tutto ciò che fa parte della religione appartiene a qualcosa da cancellare, mentre appunto i grandi benefattori dell'umanità sono Lenin, Sikh, che si vede qui, e Darwin, che è stato uno dei primi appunto attraverso la teoria dell'evoluzione della specie a liberare l'uomo appunto da una visione creazionistica, ma al di là appunto dell'ideologia c'è una pittura, poi c'è Marx laggiù, c'è anche Trotsky prima che lo facessero fuori i suoi, peraltro. E c'è proprio una pittura molto ideologica, propagandistica. Tra l'altro Diego Rivera è ricordato anche come compagno della terribile Frida Kahlo, di cui non vi mostro nessuna immagine perché io la ritengo una pittrice veramente di una tale incapacità, donna affascinantissima, ma le sue opere le trovo veramente orribili, cioè proprio al di sotto del livello minimo per essere presentate e mostrate. Sì, sto dicendo una cosa molto controcorrente, ne sono consapevole, ma ribadisco la mia opinione, perché veramente non sapeva dipingere, mi spiace per lei. José Clemente Orozco, secondo me, è il più interessante dei muralisti messicani, perché è colui che, da messicano, cerca anche di recuperare la pittura, cosiddetta l'arte precolombiana, quindi anche nelle tecniche, nelle iconografie, nelle immagini, appunto attua questa originale fusione appunto della tradizione europea e delle espressioni artistiche native della terra messicana, però sempre con grandi pitture murali. E poi David Alfaro Siqueiros con questo murale per il Palazzo Tecpana Città del Messico. Anche lui recupera, lo vedete, con dal dettaglio in basso a destra, elementi della cultura azteca. Tra l'altro questa è un'opera anche rappresentativa della distruzione di questa civiltà. Effettivamente si prende anche consapevolezza da parte dei messicani della grande civiltà che loro avevano alle spalle, che era stata spazzata via letteralmente dai conquistadores. In Russia? Beh, in Russia si può fare poco, un po' come nella Germania nazista, nella Russia di Stalin. Vi avevo citato, quando parlai del suprematismo, il caso del povero Malevich, che fu letteralmente costretto a fare pittura realista dipingendo contadini al lavoro, immagini di propaganda. L'ultima volta che sono stato a Mosca avevo visto, tra l'altro, anche alla Galleria Tretiakov molte di queste opere di propaganda molto smaccata, anche veramente pesante, del regime comunista, perché di fatto durante il comunismo staliniano, ma anche successivamente, di fatto sino agli anni Ottanta, anche se sembra incredibile, se uno voleva fare pittura o arte in Russia doveva attenersi ai dettami del realismo socialista, quindi una pittura realista
assolutamente leggibile, assolutamente comprensibile da chiunque, che avesse una finalità di propaganda politica e che quindi esaltasse la magnifica capacità governativa del regime, dei compagni, dei soviet. Il povero Malevich, infatti, forse vi ricorderete, anche quando fu costretto all'inizio degli anni 30 a fare queste opere, però metteva in basso a mo' di firma un piccolo quadratino nero su fondo bianco a ricordo della sua stagione di quando poteva essere un avanguardista. Io volutamente non vi mostro come ho fatto con le opere di propaganda nazista, opere di propaganda stalinista, perché sono terribili. Per fortuna qualcuno riusciva comunque a salvarsi, come Alexandre Dejneka, che è stato un grande artista di cui, diciamo, in Occidente è in atto la riscoperta da qualche anno, che pur dovendo anche lui sottostare i dettami del realismo socialista, riesce anche, a volte, non sempre, ad avere appunto degli slanci di poesia. Certo, sono i futuri aviatori dell'Armata Rossa, questi tre ragazzini seminudi o nudi che stanno appunto in riva al mare e che guardano l'aeroplano. Però è un'immagine che ha in sé un lirismo, una poesia che quindi ci fa dimenticare la finalità propagandistica perché l'artista riesce a far prevalere invece l'aspetto estetico e lirico, appunto. Chiudiamo con un lancio verso ciò che sarà la prossima conferenza con gli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti, negli anni 30 e nell'inizio degli anni 40, si fa pittura murale, proprio con le stesse finalità di propaganda, però di propaganda della democrazia e di attacco ai regimi dittatoriali europei. Anzi, il grande presidente Roosevelt, quello del New Deal, uno veramente dei giganti del XX secolo, lancia proprio un programma di grandi operazioni artistiche su vasta scala, crea la Farm Security Administration e nascono quindi anche tanti murali come quello di Thomas Hart Benton, I Seminatori, dove vedete che questo seminatore, che invece che seminare chicchi di grano o d'orzo semina teschi umani, ha le fattezze di Mussolini, di Benito Mussolini, quindi una arte potente di propaganda, però appunto in questo caso dalla parte giusta, contro appunto la violenza dei totalitarismi che in Europa ancora dominavano, ma che avrebbero dominato ancora per pochi anni. Parallelamente ci sono anche artisti sommi che non fanno una pittura di questo genere, ma che portano avanti un loro linguaggio, come il sommo Edward Hopper con gli Sparvieri della Notte. Vabbè, stiamo parlando di uno dei più grandi artisti del XX secolo con questa scena. Tra l'altro, un artista veramente profondamente statunitense, perché nel frattempo è successo qualcosa, che gli Stati Uniti, oltre a essere diventati, dopo, con la Prima Guerra Mondiale, la prima potenza economica e politica del mondo, cominciano anche ad affacciarsi con un linguaggio non più imitatore di quello europeo sulla scena artistica, con artisti che hanno proprio una loro un loro carattere americano, non mi viene la parola, americanitudine. Un europeo non avrebbe mai potuto fare un dipinto come questo. Ma la prossima volta appunto parleremo della scuola di New York, ovvero proprio dello spostamento repentino del centro dell'arte dall'Europa, dalla vecchia Europa, squassata dalla Seconda Guerra Mondiale, agli Stati Uniti e in particolare a New York. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al 7 dicembre, se lo volete, sempre qui a parlare della scuola di New York. Grazie.